Ci colleghiamo con Loretta Bolgan. Lei ha scritto di se stessa. Eccola qua. Ciao Loretta. Non ti sento, Loretta. Devi avere il microfono spento o qualcosa che non va. Prova ad accenderlo oppure esci e rientra. Loretta Bolgan ha scritto di se stessa. Sono laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche a Padova. Ho conseguito il dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche a Padova. Ho lavorato durante il dottorato come research fellow al Massachusetts General Hospital di Boston. Ci sei? Sì, mi senti adesso? Certo che ti sento. Perfetto. Intanto io continuo. Allora, è finito il mio percorso di studi che mi ha permesso di acquisire competenze in ambito farmaceutico della biologia molecolare e cellulare. Ho lavorato come ricercatrice industriale nello sviluppo di kit diagnostici della biologia molecolare e nell'allestimento di dossier di registrazione farmaci e galenici. Da oltre 20 anni collaboro come consulente scientifico con associazioni no profit, movimenti civici e comitati scientifici che hanno come obiettivo la tutela del consumatore, della salute umana e ambientale e lavorano per la libertà vaccinale e terapeutica per la salvaguardia dell'ambiente. Eccoci qua, Loretta. Eccomi qua. Certo che non ci ho capito molto, però ho capito che tu hai studiato tanto. Sì, continuo ancora a studiare, Non è che mi sono fermata, era che non mi sono proprio fermata neanche un giorno. Sì, solo che tu, Loretta, hai un problema, che è quello che persegui la verità. Non è molto salubre oggi raccontare le verità. Ma penso non lo sia mai stato, nel senso che in tutte le ere penso che le persone che hanno cercato di dire che era nudo l'abbiano pagata sempre molto cara su questo. Comunque, diciamo che ognuno deve fare i conti con la propria coscienza, no? Senti Loretta, perché tu hai deciso di andare sulle barricate in pratica, perché tu sei bella agguerrita. Ma guarda, io questo percorso l'ho iniziato di lavoro, diciamo, per la libertà di scelta terapeutica, all'interno del quale c'è anche la scelta vaccinale, e poi anche per la tutela dell'ambiente, perché anche se io non sono molto conosciuta, sono sempre occupata del problema ambientale, sia per quanto riguarda le grandi catastrofi ambientali che abbiamo qui in Italia, che a volte non sono nemmeno molto conosciute, e sia proprio per evolvere verso un tipo di agricoltura che possa essere il connubio proprio tra l'innovazione buona, perché teniamo presente che l'innovazione in se stessa non è mai uno strumento negativo di partenza, dipende da chi la usa. Poi è ovvio che ci sono delle scoperte che eticamente non andrebbero mai utilizzate, ecco, quindi qui entra in campo l'etica dello scienziato stesso che fa determinate ricerche, no? A volte dico anche come battuta che il mondo non andrebbe salvato dalla fame, ma andrebbe salvato dai ricercatori senza etica, no? Perché questo adesso è il nostro vero grande problema che abbiamo. Allora, io ho iniziato sul discorso scelta terapeutica perché venendo proprio da un ambiente che è l'esatto contrario, e quindi ero all'interno del mondo farmaceutico e sono stata formata per fare farmaci, per fare vaccini, per ingegnerizzare il virus, che è il lavoro che ho fatto quando ero su a Massachusetts, mi sono resa conto che non era quello che io volevo effettivamente fare, perché andava contro molti dei miei principi, ma anche obiettivi di vita. E poi quando sono entrata nella questione vaccinale, proprio grazie alle mie figlie, mi sono resa conto che c'era un problema veramente molto grosso. E quindi ho deciso di dare un contributo facendo una semplice ricerca bibliografica per il Corvella, perché in quel momento stavano cercando di raggiungere l'obiettivo delle vaccinazioni facoltative,
Certo. Questa grande ricerca che inizialmente doveva durare 15 giorni, poi è durata 20 anni, insomma. Ma secondo te, scusa Loretta se ti interrompo, ma secondo te perché oggi non ci insegnano a prevenire la farmacologia, poi così, a prevenire quella che dicono che essere una malattia, no? Perché non ci insegnano l'alimentazione? Perché non ci insegnano la felicità, la serenità? Perché si dice che molte malattie siano poi alla fine psicologiche, eccetera. Però non ci insegnano a prevenire. È solo un fatto di business o c'è dell'altro? Sì, c'è dell'altro. È sempre una colpa da entrambe le parti, perché l'industria è ovvio che crea, diciamo, la richiesta e anche l'offerta con il sistema che abbiamo adesso. Però il consumatore è troppo passivo, nel senso che diciamo che spesso, e questo penso sia successo praticamente a tutti, quando stiamo male andiamo dal dottore e vogliamo che ci faccia stare bene adesso. Cioè, non è che vogliamo cambiare lo stile di vita, no? Ci succede spesso che prima di testa si prende un occhio, non è che si vada alla ricerca del mal di testa. E quindi questa è una cultura dello stare bene adesso. E invece, questo deve passare per un cambiamento di stile di vita, ma è faticoso perché noi abbiamo uno stile di vita molto accelerato, per cui questo è il grande problema che poi è diventato patologico proprio con il Covid. Cioè il Covid non è una malattia virale, ecco, è una malattia sociale che esplode purtroppo dopo tanto tempo di evoluzione, no? Cioè, una malattia che io mi sono resa conto perché poi ho cominciato a lavorare per la creazione delle reti di scambio, perché mi sono resa conto già prima del Covid che eravamo in una situazione di totale dipendenza dal sistema. E per cui mi sono detta qui, se domani dovesse succedere e si inventano qualcosa per non farci lavorare, per non farci andare a scuola, per non poter fare niente, lo possono tranquillamente fare perché siamo totalmente dipendenti. Questo avevano già fatto un primo grande esperimento con la legge Lorenzin, in cui hanno realizzato con l'obbligo vaccinale il primo grande ricatto nei confronti dei bambini che vanno all'asilo. E lì hanno testato il grado di dipendenza della popolazione dal sistema. Quindi il Covid è semplicemente una conseguenza di un modo di vivere collettivo sbagliato e Cioè, in pratica, ne siamo responsabili tutti. certo, cioè praticamente tu dici che quello che Lucia Giovannini definisce un'ipnosi collettiva ha colpito tutti, cioè hanno Non è testato fino un'ipnosi collettiva, non la considero un'ipnosi collettiva. con la consideri allora? Ah, Una malattia sociale. tu la Perché la consideri una. siamo. Eh sì, perché noi ci siamo arrivati gradualmente, no? È un po' come una malattia, faccio per dire, perché questa è proprio una malattia autoimmune sociale, cioè abbiamo le istituzioni, il sistema immunitario, che colpisce i cittadini, cioè i propri tessuti. Ecco, a questo noi ci siamo arrivati gradualmente perché abbiamo accettato noi di partenza in maniera passiva un sistema che ha creato una totale dipendenza. A volte questo succede anche nelle coppie, no? Che ci sia una forma di dipendenza affettiva da cui è molto difficile uscire. Ecco, noi non siamo in una dipendenza affettiva nei confronti del nostro sistema. Ecco, però il nostro sistema ci sta ricattando in maniera molto grave. E profonda, per cui quello che noi dobbiamo e possiamo fare, perché abbiamo tutti i mezzi per poterlo fare, è renderci autonomi da tutti i punti di vista. Ecco, quindi questa è l'inversione a U che la società deve fare a livello collettivo. Però, siccome la grande massa ancora non è in grado di fare questo, perché è una scelta difficile e richiede molto aiuto, si fa progressivamente, intanto si inizia con le persone che lo vogliono già fare, lo stanno già facendo. Queste faranno
di snodi, quindi gruppi in cui gli altri poi progressivamente entreranno, no? E questo è il significato poi vero di fare rete. E devo dire che fortunatamente gruppi di questo tipo ce ne sono già tantissimi, stanno già lavorando in rete anche senza saperlo e quindi sono anche molto ottimista. Poi tra l'altro c'è un'altra cosa molto importante che spesso noi non valutiamo, e cioè che questa cosa qui sta avvenendo in tutto il mondo e quindi c'è la possibilità di uscire fuori dai confini nazionali per questo. Quindi faccio l'esempio, per esempio, della rete, la grande rete che si sta creando adesso delle comunità montane, che è uscita dai confini nazionali, per cui si sono riconosciuti in un'unica identità dalla Francia alla Svizzera, all'Austria, l'Italia, la Slovenia, la Croazia. Capito? Perché sentono di avere un'identità comune. E questo cosa significa? Che parliamo tra, diciamo, tra persone che hanno compreso l'obiettivo che si vuole raggiungere e il problema della malattia che stiamo vivendo e hanno capito come uscirne, parliamo tutti la stessa lingua. Quindi, che parliamo inglese, tedesco, francese, che siamo in Australia, in Cina o in Russia o in America, diciamo tutti le stesse cose. Come anche dicono tutti le stesse cose quelli che sono ai vertici di questo sistema piramidale, perché diciamo, lo strumento che noi possiamo usare è la rete, ma l'obiettivo è un sistema di rete orizzontale decentralizzato, che è l'esatto opposto del sistema gerarchico piramidale. Che sta crollando su se stesso, anzi sta crollando su di noi più che altro, più che su di loro. E quindi adesso la società in cui ci troviamo non è più in grado di sostenere un sistema verticale, piramidale, non funziona più, sta crollando. Ecco, quindi bisogna attivarci perché nascano queste reti orizzontali e soprattutto decentralizzate, perché quelle che ci possono rendere autonomi dal punto di Certo. vista del bene primario, quindi dal punto di vista agricolo, dal punto di vista energetico, ci permettono di passare dall'istruzione all'educazione vera, ci permettono di cambiare la politica, perché siamo senza politici in questo momento, ecco, alcuni rari casi di sindaci che vogliono fare i sindaci, che sanno organizzare comitati cittadini per il bene del comune, del posto in cui sono. E quindi veramente siamo di fronte alla realizzazione di quelli che erano gli obiettivi dei gruppi che sono nati anche tantissimi anni fa e che adesso cominciano a vedere realizzati gradualmente anche quelli che erano quelli che sembravano delle utopie fino a poco tempo fa. Ecco, quindi siamo in un momento della realizzazione delle utopie. Certo, senti, ma la cosa strana è che tu che nasci, che ti laurei in farmaceutica e tutte queste cose, prendi dottorati, poi in realtà ti trovi a svolgere più un lavoro psicologico, perché ad esempio Laura scrive stupenda, Loretta Bolgan, ci ha aiutato in modo illuminante. Non la conosco di persona, ma mi pare molto utile questa signora per la collettività. Lei in che cosa si è specializzata? Cosa ha studiato all'università? In che cosa è laureata? L'abbiamo detto in scienze e tecnologie farmaceutiche, in tutte. Allora, bravissima dottoressa Polgan, la seguo da tanto, viva la verità. È stata molto preziosa nel periodo della pandeloro combattiva. E quindi diciamo che tu stai svolgendo quello che non era il tuo lavoro, perché il tuo lavoro No, era. no, assolutamente no, non è vero. Perché Cioè? quando io ho iniziato a lavorare, cioè ho iniziato a studiare per fare chimica farmaceutica, il mio obiettivo da ragazza giovanissima, molto idealista, era quello di fare delle medicine che potessero aiutare le persone a stare meglio. Non fare il medico, fare le medicine che usano i medici. Questo io lo sto facendo perché prima di tutto sto studiando i meccanismi d'azione dei danni,
possono fare, che può fare il virus, ma anche i vaccini, in questo caso, che considero dei farmaci estremamente pericolosi oltre che inutili. E quindi ho la preparazione per poterlo dire. Dall'altra parte, sto collaborando per sviluppare dei protocolli di prevenzione. Abbiamo sviluppato anche un integratore che funziona anche adesso molto bene, quindi lavoro attivamente su quello che era il mio obiettivo iniziale quando ho fatto l'università, assolutamente. Quindi tu praticamente sei come un medico che segue il giuramento di Ippocrate, che è quello di far star bene alla gente. Esatto, l'ho messo in pratica. Magari andando un po' dall'altra parte, in controcorrente, ma che poi in realtà non è così. Allora, esiste una farmaceutica buona, esiste la scienza buona, perché spesso si dice la scienza, quindi la scienza o è cattiva o è buona, a seconda da che parte si sta, no? Invece no, una cosa molto eterogenea. Ecco, anche i ricercatori stessi abbiamo un po' di tutto, no? Quindi dipende molto poi dalla scelta personale, per cui io sto lavorando attivamente con la ricerca farmaceutica buona, e con chi fa analisi a scopo etico, farmaci a scopo etico, che poi c'è sempre poi una questione commerciale, che è l'anima comunque di questa cosa, non va dimenticata. Però comunque si può fare anche un farmaco che sia utile realmente per curare la gente. Si può fare prevenzione in varie modalità. E quindi la prevenzione che noi dobbiamo assolutamente cercare di attivare è quella che passa per il cambiamento dello stile di vita, che passa per la nutrizione, per la salvaguardia dell'ambiente, però questi sono processi lunghi. Che sicuramente per i quali bisogna assolutamente ringraziare quello che è successo, perché li hanno attivati, hanno fatto da catalizzatore e hanno accelerato il processo notevolmente. Per cui durante il Covid penso che nessuno non abbia almeno pensato di fare prevenzione, cioè prendere qualcosa per proteggersi dall'infezione. E questo ha innescato un meccanismo di ricerca anche di quella che è la modalità più corretta, e quindi la formazione che adesso si sta cercando di fare è di spostare gradualmente le persone da prendere semplicemente un integratore a cominciare invece ad avere un maggior rispetto per se stessi, quindi cambiare lo stile di vita e cambiare l'ambiente in cui sia anche lavorativo, cambiare l'ambiente in cui viviamo anche dal punto di vista agricolo o altro, no? Questo è un cambiamento di fondo, perché non parliamo più di prevenzione, ma parliamo di educazione di un sistema. È una cosa molto lunga, però anche questo, teniamo presente, faccio questa osservazione: quando c'è stato il vaiolo, che per me, allora, quello che è successo con l'epidemia mondiale di vaiolo, è andata a cambiare parola vaiolo, mettiamo Covid, è la stessa cosa, non è cambiato niente. Anzi, forse molto peggiorativa nel caso del vaiolo rispetto a quello che sta succedendo oggi. Però il vaiolo, che si è innestato nella rivoluzione industriale, un po' anche quella che stiamo vivendo oggi, in forma molto diversa, ha portato a gruppi di persone che oggi vengono considerate dissidenti, Novax, quello che vogliamo, ad una rivoluzione culturale profonda, che è quella che ha portato ai paesi che l'hanno attuata a diventare paesi sviluppati, ha portato un grande miglioramento delle condizioni di vita. Poi ci siamo adagiati su un sistema in cui passivamente abbiamo accettato il benessere progressivo, e quindi questo ci ha portato alla condizione in cui siamo adesso. Però il fatto che ci siamo ammalati socialmente di nuovo sta facendo nascere di nuovo
questi gruppi che stanno cercando di far sì che cambi, diciamo, dal punto di vista collettivo, la qualità della vita. Quindi avremo sicuramente dei grandi miglioramenti dal punto di vista sociale, anche se adesso non li vediamo perché è una rivoluzione molto silenziosa. Quindi vinceremo, Loretta. È una rivoluzione irreversibile, quindi prima o poi ci arriveremo, magari non sarà così facile, perché abbiamo contro un sistema piramidale che non è assolutamente d'accordo con la nostra autonomia. Ma dall'altra parte abbiamo contro anche la grande massa passiva che non ha voglia di farlo per inerzia. Perché è molto più Certo. comodo fare una cosa semplice, no? Cercare di stare bene subito con dei farmaci che cronicizzano le malattie piuttosto che cambiare stile di vita, perché significa essere attivi e prendersi le proprie responsabilità per migliorare le proprie condizioni di vita e anche quelle collettive. Ecco, quindi, però io vedo, insomma, che ci sono dei grandi movimenti, ci sono dei momenti in cui ci sono dei grandi passi in avanti, dei momenti in cui ci fermiamo, momenti in cui si torna indietro, però è fisiologico, insomma, non penso Allora, che sia da preoccuparsi. guarda, la Bolgan sarebbe il ministro della salute, ma in un mondo ideale. La dottoressa Bolgan è un'anima molto evoluta, è parte di coloro che si risvegliano e aiutano. Sono una grande rete. Dottoressa, come mai non si trovano le cause che scatenano la fibromialgia? Anche su questa malattia ci sono interessi. Vabbè, ma non entriamo nello specifico. Il giuramento di Ippocrate, eccetera. Complimenti alla Bolgan, una grande persona. Complimenti alla sua dottoressa. Poi dopo, benvenuta dottoressa. Allora, chiaramente io e te ci eravamo ripromessi di fare una lunga conversazione, la faremo a tu per tu, perché qui abbiamo poco spazio, ci sarebbe tanto da parlare. Poi hai un microfono che è molto basso. Comunque, buongiorno, questa donna sarebbe luce anche senza titoli riconosciuti da uno Stato che etichetta pure persone molto lontane da una coscienza e amore. Grazie Loretta. Abbiamo vinto. Risveglio. Immensa Lori, sono contenta di rivederti. Grazie Radronni, Filippo Sala, La Sala, eccetera. Grazie Loretta. Grazie a te per questa intervista, è sempre un piacere vederti. Ciao, Buon Loretta. proseguimento. Buon Grazie, proseguimento. Loretta Bolgan, ciao. Grazie, ciao. Loretta Bolgan, fantastica.